Allora, buonasera, questo è uno spazio in diretta con Silvana Bononcini che è intitolato, come vi avevo annunciato, e cominciano a cadere le stelle, e continuano a cadere le stelle, continuano in effetti perché è cominciato da un po' di tempo. E questo è lo spazio appunto con Silvana Bononcini ed è fa parte della rubrica La mia parte radicale. Grazie Silvana, buonasera, Buonasera a voi. benvenuta. Allora, Silvana, come ti stavo annunciando qualche attimo fa, ovviamente per rendere omaggio in qualche modo alla rubrica, il nome della rubrica, appunto, Continuano a cadere le stelle, dobbiamo, essendo appunto che queste stelle è riferito ovviamente al Movimento 5 Stelle, volevo da te appunto un commento sul quarto senatore che lascia il gruppo del Movimento 5 Stelle, che è Fabiola Anitori. Eh A beh, te la prova. mi pare ci siano anche tre deputati oltre al quarto senatore. Niente, stanno comportandosi il Movimento 5 Stelle come la peggior. Dovevano in teoria rivoltare tutto come un calzino e invece si sono ritrovati a comportarsi come il peggio dei partiti, cioè a litigare su degli scontrini, a litigare su delle diarie e grosse proposte a livello politico non riesco a vedere. Tra l'altro non sono neppure riuscita a capire che cosa intendano fare della proposta referendaria, delle 12 proposte referendarie presentate da radicali italiani. Lì ci sono molti temi che, a mio parere, almeno in linea teorica, approvano questi nuovi vecchi, direi io. Non mi risulta che abbiano deciso di partecipare o di attivarsi, quindi cadono le stelle. Sulla senatrice mi pare che abbia quantomeno ragione sul fatto che cioè, non si può stare in un posto dove decide tutta una persona, e parlo di Casaleggio, non di Grillo. Grillo fa la parte esterna, quella più mediatica, quella acchiappa voti, acchiappa puffi, ma chi decide la politica è questo fenomeno di personaggio che lascia tutto così. È un po', per me è un personaggio non piacevole, non gradevole nell'insieme delle cose che propone. Ho capito. Beh, sì, Poi voglio dire, anch'io. Ah, vai, continua, continua. di stelle ne cadono anche da altre parti, perché mi pare che sia nel PDL che nel PD ci sia Maretta. Dalla mia parte, parlo della lista civica, io Infatti, guarda, spero. poi saremmo arrivati a parlare di quello. Volevo presentare appunto questo nuovo, diciamo così, argomento, perché parliamo appunto del partito, della lista civica di Monti, in cui praticamente però anche lì c'è una certa evoluzione, una trasformazione, chiamiamola un pochino, ma anche sembra una divisione. Ce ne vuoi parlare? Io spero che Casini e l'UDC decidano di andare per la loro strada. È stata una scelta, a parte che mi pare che già anche Montezemolo si sia allontanato e intenda fare altro, però io ho notizie di informazioni giornalistiche. Sono esattamente 4 o 5 giorni che rincorro Benedetto della Vedova, ma probabilmente ho perso un amico, nel senso che non arriva neppure a rispondere. Suppongo che sia molto impegnato, fa così quando. Quindi non ho notizie di prima mano, ce l'ho derelato da quello che sento, da quello che leggo e da quello che sento nelle interviste. Benedetto è sempre molto prudente, ha notato che ha iniziato a presentare dei documenti abbastanza duri, quindi
è probabile che succeda, che Casini vada per i fatti suoi e sarà una grande, una bella cosa, a mio parere, perché questo è proprio un tardo democristiano, certamente preparato, però molto furbo, e quindi se va a me non dispiace, e credo anche ad altri. Il PDL, io lascio perdere il processo, i vari processi a Berlusconi, perché veramente sono, sia da chi lo difende sia da chi lo attacca, uno spettacolo, sono spettacoli veramente deprimenti, cioè non si possono fare trasmissioni televisive su questi argomenti. Il paese ha bisogno di cose serie, che decidano, che facciano un processo equo, e su questo le notizie che passano sono un giorno peggio di quell'altro, quindi non so cosa succederà, insomma, in conclusione. Poi renderlo ineleggibile perché lo decide una parte del paese, perché lo decide la magistratura, mi sembra una cosa molto, molto inaccettabile proprio, non mi va bene, non mi piace. Io spero veramente che venga allontanato, ma sul piano politico e non da quello. Intanto, per restare in tema, Berlusconi annuncia il ritorno di Forza Italia. Va bene, cioè, torniamo indietro, facciamo i passi del gambero, d'accordo. E quest'uomo, io sono molto arrabbiato con Berlusconi per una ragione, che l'ho votato credo due volte, e nel 94 io speravo veramente che fosse possibile fare la rivoluzione liberale, e nel 2004 speravo che si potesse fare qualcosa all'interno o nella casa della libertà. Mi sono accorto che tutte le promesse, che quest'uomo è un venditore, è un patacaro, cioè è troppo innamorato del potere, della sua persona, e non si rende conto, ma purtroppo è peggio, non se ne rendono conto chi ancora lo elegge e chi ancora lo manda quasi vincente, che le promesse non vengono quasi mai mantenute, cioè non c'è la decenza proprio. Se tu compri un'auto usata da un personaggio del genere, ti poni dei problemi. Oggigiorno pare che sia diventato metodo non avere una parola, non avere capacità di mantenere le promesse fatte. E io non riesco a accettarlo, sarà la mia anima montanara. Io ricordo mio padre che non aveva bisogno di scritti, di documenti, bastava una stretta di mano e si sapeva che l'argomento era quello, e quello andava mantenuto. Ci ritroviamo con gente che ti dice che ti rifà il diavolo in mezzo, che ti è rivolto all'Italia, poi allo stato dei fatti non fa niente. Cioè, io non sono un ingenuo che va sperando che tutto o che possa cambiare questo paese in un qualche modo, o che possa diventare un po' liberale, però insomma questi personaggi esagerano, non hanno un minimo di pudore, e inventano di tutto per non fare o per fare quello che fa comodo alla loro parte, e si scordano che c'è un paese
che è in attesa di cose un po' più serie. Beh, allora, tanto per fare una panoramica su tutte, diciamo, più o meno sull'attualità, abbiamo parlato appunto delle scelta civica, abbiamo parlato di Berlusconi. Qualche commento un po' sulle politiche che stanno mettendo in atto e cercano di mettere in atto appunto il governo di Enrico Letta. Che ne pensi? Mi pare che sia molto, abbastanza deludente, nel senso che io da lui mi aspettavo di più. Cioè, è un personaggio che potenzialmente potrebbe fare, non capisco perché non faccia, nel senso che ha le capacità e le preparazioni, ma evidentemente anche lui è un democristiano della vecchia guardia, non sta rendendosi conto che nel paese occorrono delle politiche rigorose. Io non capisco ancora, sono qui che me lo chiedo da quando sono andato in governo, io in campagna elettorale ho sentito parlare per esempio di dismissione del patrimonio pubblico per abbassare il debito pubblico, è una delle cose sensate che sarebbero da fare e non viene toccato, non viene preso in considerazione. Cioè, abbiamo modo di abbassare gli interessi in modo importante, non lo facciamo, però d'altronde è stato così, ci ha provato anche Monti, e tutte le varie categorie professionali erano a parole molto propense a fare, poi alla fine hanno dato una battaglia veramente feroce per mantenere lo status quo, se vogliamo pensare all'abolizione delle province. Stanno parlando di finanziamento pubblico, ci rigirano intorno in modo indecente, l'IMU alla Chiesa, per dire, insomma, gli esempi sono tanti. Io vorrei qui ricordare il motivo per cui io mi sono data alla militanza e per giunta sono andata a finire insieme ai radicali. Io avevo il convincimento che, cioè, mi stava stretto, considerate che vi parlo del 68-70, che erano veramente altri tempi, con un fermento ideologico molto importante, però che ha inventato, che ha trovato delle soluzioni che forse non erano le migliori. Io non potevo pensare che esistesse una tale ipocrisia e non potevo pensare che si potessero accettare certe cose. Non ho fatto l'insegnante perché mi dicevo: io non sono d'accordo su nulla di quello che loro presentano nei loro programmi, cosa cavolo vado a insegnare a delle persone. Cioè, la battaglia è dal 68 che io spero in qualcosa di liberale. Allora avevo 18 anni, oggi ne compio 63 e sono ancora qui che spero. Cioè, non ho visto se non delle grosse dichiarazioni, addirittura adesso pare che siamo in un paese liberale, mentre siamo nel regime di Don Peppone, ma non mi capacito che la gente sia così distratta dalla difesa dei propri interessi, delle proprie libertà, dei propri diritti. Io se devo morire, voglio morire senza dover essere attaccato a un respiratore automatico o a un sondino nasogastrico. Se voglio vivere, voglio vivere in libertà.
che non sta a significare il fregarmene degli altri, ma sta a significare che non possono comprimere le mie libertà nel rispetto di regole certamente comune. Quindi io spero di morire dopo aver visto questo paese percorrere una strada diversa, certamente spirito in un paese che sia diventato liberale e che lo strapotere della Chiesa Cattolica e di quella ex comunista perdano forza e si vada verso una difesa dei diritti delle persone, degli interessi degli ultimi, degli interessi che sono poi gli interessi di tutti, perché se un paese riesce a rispettare gli ultimi, avere rispetto per queste persone, sta a significare che ha profondo rispetto per tutti. Ecco Silvana, proprio su questo, parlando dei diritti degli ultimi, in questi giorni si sta facendo avanti un pochino, diciamo, nella dialettica politica, nell'agenda, sempre più la parola amnistia. Ecco, tu che idea ti sei fatto? Ti sei fatta? È arrivato il momento in cui la politica si rende conto che ormai questa vicenda carceraria, che la situazione carceraria è assolutamente insostenibile o pensi che sia un fuoco di paglia anche questa volta? Dunque, io non ti so dire, perché non ti so neanche più contare gli anni che ho passato visitando carceri, nel senso che a Bologna ci sono andato un'infinità di volte e ho visto delle realtà non bruttissime, però non splendide, ecco. E ho solo una cosa di positivo, che Rita Bernardini se n'è accorta adesso, dopo averne detto peste corna. Io lo sapevo da quando la cancelliere è stato commissario al comune di Bologna, che è una persona apprezzabile e molto pratica, proprio nel senso di una persona pragmatica e con buone idee. Il fatto che lei si sia espressa per l'amnistia, essendo il ministro della giustizia, credo che sia un punto a vantaggio della battaglia. È chiaro che anche lei dovrà fare questa cosa in un Parlamento altamente forcaiolo, cioè non lo so, anche per io spero, a parte in questo dibattito, spero nella campagna referendaria. Io sono molto d'accordo sui referendum che ha presentato Pannella sulla giustizia, e ne abbiamo raccolte credo 3 o 4 volte per la responsabilità civile del magistrato per dolo e colpa grave. Abbiamo fatto di tutto, adesso pare che sia cambiato il vento, poi non so di quanto possa essere cambiato, perché io non sono quella che dà dei calci negli attributi alla casta, ma ne darei qualcuno a quelli della società civile, perché se la casta è tale perché gli italiani glielo hanno permesso e si sono aggregati al carro per io non ridisco al numero degli evasori, però è paradigmatico della situazione, cioè del fatto che non capisci che fai parte di una società e devi rispettarne le leggi, e tra queste leggi è il fatto che tu debba pagare le tasse. Poi indubbiamente sono il paese nostro, per la politica assistenzialista e anche di Berlusconi, non solo della sinistra,
aumentato, anche Di Monti, che ha pensato bene di aumentare le tasse, non, e siamo arrivati a dei livelli insopportabili. Oggi sono andato a fare un acquisto da un'amica e c'era andato all'agenzia delle entrate, le era arrivato un bollettino e mi enumerava la tassa per il comune, quello per la regione, cioè me ne ha nominati 5-6, poi mi ha guardato ed era troppo infuriata per continuare. Io certamente gliene ho dato ragione, perché è veramente impossibile, impossibile impresa, impossibile sopravvivere. Per contro abbiamo un numero esorbitante per una somma allucinante di persone che le tasse proprio non le pagano. E spero che facciano qualcosa di serio. Se cominciassero a defalcare tutte le cose e a metterle e dare la possibilità di dedurle dal 740, non so più come si chiami adesso. Le spese che fai dell'idraulico, elettricista, dentista e altro, è la volta che arrivi a vedere molti di quei, cioè se l'utente, se l'afferente al servizio ha un interesse per costringere chi gli presta un servizio a pagare le tasse, non invece l'interesse ad evadere oltre al costo alto di certi lavori anche dell'IVA, probabilmente arriviamo a trovare una conclusione. Silvana, andiamo rapidamente verso la chiusura. Volevo chiederti, ovviamente, per fare una panoramica anche su una parte del resto del mondo che ci circonda. Allora, la vicenda in Siria raggiunge sempre più nuovi traguardi di Di abbrutimento, di orrore, abominio, non so più chiama di orrore e di orrore. orrore. Nel frattempo, altra cosa, ma contemporanea, in Turchia ci sta un certo fermento. Ecco, ti sei fatta un'idea? Dunque, io mi sono fatto un'idea, sì, nel senso che la cosiddetta parte occidentale e con l'America sulla Siria si sono veramente comportati malissimo. Non so perché, quali siano gli equilibri che abbiano timore di sconvolgere, però qualche intervento lì andava fatto. Cioè, questo è un macellaio quanto Gheddafi, ed è una situazione insostenibile. L'Europa e l'America hanno il dovere di intervenire in qualche modo. Sento e leggo che c'è gente che critica il fatto che vengono forniti ai ribelli delle armi, ma dategliene di più, cioè è Questa una. qua è la linea anche di Emma Bonino. E non mi interessa, io No, posso essere in stavo disaccordo scherzando. anche con Emma, nel senso che, cioè, Emma dice di dargliene di più o di non dargliene, perché non. No, Emma, allora, la posizione di Emma è questa, dice, in visione di una ventilata conferenza di pace a Ginevra sulla Siria, a cui dovrebbe partecipare, lei dice giustamente, anche l'Iran, perché è inutile nascondersi, è parte in causa e le conferenze di pace si fanno con tutti quanti i nemici e gli amici, tutti quanti coinvolti. In previsione di questa, che ancora è da definire ancora, armare o dichiarare di armare diciamo, i manifestanti insorgenti contro Assad non aiuta a che questa cosa si realizzi. Ecco, e poi comunque sia ci sta il dilemma di queste armi a chi vanno. Effettivamente pare che questo fronte degli insorti non sia poi così unitario, ci siano frange apparentemente anche fuori controllo, ci sono notizie di decapitazioni, cose varie che non fanno parte di un fronte di insorgenti, ma di un altro più
diciamo integralista, religiosa e così via, ecco, ed è un pochino un discorso anche di prudenza. Tu che ne pensi? Io prendo la misura da quello che combina Assad a quello, è una guerra civile, quindi non è che vanno lì col fioretto e i guanti bianchi. Sappiamo tutti cosa succede e quante cose sbagliate possono esserci in una guerra civile, quante io però penso. Io sono convinto invece, cioè possiamo armarli e non dichiararlo, cioè mi pare una cosa. No, io li armo, io sarò guerrafondaio, però queste persone sono in netta. Assad è aiutato dalla Cina, dall'Iran, dalla Russia, ma scherziamo, cioè a un certo punto occorre prendere posizione. E quello è un massacro. Emma ha un profilo istituzionale e probabilmente deve fare un discorso molto più governativo. Io non riesco a non essere non violenta fino al punto di dire, non saprei cosa dire. Qui li stanno ammazzando, massacrando in un modo indegno. In qualche modo, cioè, cosa cambia? Fai le no-fly zone e gli armi e non lo dici? No, io lo dico e li armo e gli do una mano perché anche loro abbiano possibilità, almeno pa, non sarà possibile perché pare che nell'esercito di Assad ci siano gli Hezbollah, ce ne siano di tutti i colori. Se gli arriva qualche arma come si deve, io non mi scandalizzo e neppure mi sento guerrafondaia e cerco di avere un'ottica un po' obiettiva sulla situazione e quel pazzo scatenato va in qualche modo battuto, va tolto dal governo di quel paese. Hai 2 minuti sulla Turchia. Sulla Turchia io credo che Erdogan ha un grosso merito, nel senso che dal punto di vista economico lui ha fatto delle cose positive, quindi si ritroverà gente che lo difende, perché in effetti il paese è arricchito, migliorato e altro, però non si può arrivare, cioè le minoranze in una democrazia hanno dei diritti e vanno rispettati. Lui è stato eletto, va bene, però ci deve tenere considerazioni che anche della parte che non l'ha votata. Il governo del paese significa il compromesso fra le diverse anime. Poi ci sono cose che sono assolutamente irricevibili e la tua morale, la tua appartenenza, la tua idea ti impongono di fare certe cose, però cioè, è sempre stato un paese laico, ma diventiamo integralisti e religiosi e è stato un paese che aveva certe visioni, e è arrivato addirittura a dire quello che ha detto sull'Europa. Beh, allora questo sta dando di matto, come si fanno in molti quando arrivano al potere, perdono la visione della realtà delle cose e di quelli che sono i suoi doveri e i loro doveri nei confronti del paese che li ha chiamati ad amministrare la loro vita. Quindi Ok, anche lì Silvana. Vai, finisci pure. io spero che si arrivi ad avere la Turchia in Europa, nonostante Erdogan, e spero che questo personaggio non proceda con tutte le sue proclamazioni altisonanti contro una parte del paese che sta dicendo che vuole altro da una politica
che corre verso una deriva integralista. Ok Silvana, adesso noi avremo questa pausa estiva e quindi ci aggiorniamo a settembre, chissà quante cose nuove saranno accadute e vedremo un pochino come commentarle. E nel frattempo Io certamente troverò dei funghi, quindi la mia estate sarà molto, molto campestre, molto boschiva. Poi vediamo cosa succede. E il governo è in continua fibrillazione. Berlusconi nella situazione in cui è, cioè ci possiamo trovare a settembre anche con tutto da rifare. Spero di Eh no, sì, speriamo perché. di no. Spero di no. Va Comunque bene, buone Silvana. vacanze a noi di Liberi.tv che abbiamo lavorato come dei matti, direttore, sei un grande, il regista Grazie. pure, che è lì che guarda il Grazie. sornione, però riposiamoci e ripartiremo più agguerriti che mai. Va bene Silvana, speriamo anche di riuscire ad averti in video alla ripresa. Potrei Va bene Silvana, provarci. ti ringraziamo e io restituisco la linea alla regia, siamo in ritardo, adesso avremo il maestro Adriano Fontani con le vicende di cui parleremo, mobbing, ex testimone di Geova e così via. Grazie ancora, ciao Silvana. Buonasera a tutti.